Sarei voluto essere qui, sarei voluto essere con i miei cognati Emilio e Pamela, con il mio amico Emanuele, ma non siamo padroni del nostro destino. Ed è per questo che oggi sono felice di essere qui, perché credo che loro siano contenti della creazione di questa associazione. Pochi giorni dopo il tragico incidente, un gruppo di amici mi mise al corrente che era loro intenzione, creare un'associazione. Lì per lì ho pensato, per mia natura scettica, che era solo un desiderio del momento, destinato a fallire dopo pochi incontri. Invece tutti i soci fondatori, da 4 mesi a questa parte, si sono riuniti ogni settimana per arrivare a creare tutto questo. Non avevo messo in conto ciò che in vita erano stati capaci di creare Emilio, Pamela ed Emanuele. Con il loro modo di fare, di essere, sono stati capaci di aggregare attorno a loro delle persone fantastiche, con le quali hanno convissuto parte della loro vita divertendosi e si stanno praticando ora più che mai a mantenere vivo il loro ricordo. Quindi vi ringrazio di cuore, sinceramente. Tutti abbiamo ancora vivo nella mente ciò che sono stati i giorni seguenti all'incidente, quando un'intera comunità si è espressa intorno alle famiglie e non possiamo assolutamente dimenticare le parole di Sua Eccellenza il Vescovo Melillo durante il funerale, che ci ha esortato a far sì che i nostri tre angeli continuassero a vivere attraverso di noi. Quale modo migliore se non creare un'associazione che ha come obiettivo quello di svolgere attività di promozione sociale a scopo benefico sul territorio, attraverso delle iniziative volte al massimo coinvolgimento della comunità e di chiunque vorrà dare il suo sostegno in maniera incondizionata. Il nome dell'associazione nasce da loro, il sorriso che non ci hanno mai fatto mancare ogni volta che li incontravamo o entravamo nel bar, fino all'ultimo istante, una loro battuta era d'obbligo. Abbiamo tutti nella mente il sorriso di Pamela quando Emilio ed Emanuele cominciavano il loro repertorio. E non potevi fare a meno di ascoltarli, anche se a volte i nostri minuti a disposizione erano pochi per stare con loro. Ci sentivamo parte di una famiglia, quella che vogliamo portare avanti con questa associazione. Tante volte in questi mesi ci siamo chiesti se loro avessero apprezzato tutto quello che stavamo facendo. Io credo di sì, conoscendoli.